Ben ritrovati a casa Zaccaria per una nuova ricetta. Oggi prepareremo un trancio di tonno, ma non vi voglio svelare più di tanto. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per la realizzazione di questo tonno serviranno per 4 persone circa 800 g di tonno fresco, 3 cipolle rosse, del porro, della fecola o della maizena, una melanzana. Ho preparato in anticipo un estratto di aneto, della frutta secca, in questo caso ho preso del pistacchio, dell'aceto balsamico, dell'olio extravergine d'oliva, del sale e del pepe. Prima cosa da fare è cuocere la melanzana. Che cosa andremo a fare allora appunto? Andremo a fare un trancio di tonno, lo andremo a marinare con questo estratto di aneto. Non ho fatto altro che prendere l'aneto che si può comprare tranquillamente al supermercato e l'ho passato nell'estrattore. Se non abbiamo l'estrattore lo mettiamo all'interno di un frullatore con una piccola quantità di acqua e lo andiamo a frullare. Poi in questo caso io ci ho aggiunto dell'olio extravergine d'oliva, del sale e del pepe e lo utilizzeremo per marinare il tonno. Ma come appunto vi ho detto, prima di tutto c'è da cuocere la melanzana. La melanzana ci servirà per fare una sorta di diletto al nostro tonno che andremo poi ad accompagnare a delle cipolle rosse cotte molto lentamente con dell'aceto balsamico e per dare la parte croccante metteremo del porro che andremo a friggere insieme alla fecola di patate e il pistacchio che invece lo andremo a mettere sopra il trancio del tonno prima della cottura, perciò la parte croccante verrà data sia dal pistacchio che dal porro croccante fritto come guarnizione finale. Allora, come dicevamo, prima di tutto prepariamo la melanzana. La melanzana va lavata, dopodiché la possiamo o tagliare a metà, come faccio io oggi, così velocizziamo la preparazione, o altrimenti la possiamo lasciare intera. La avvolgiamo nella carta da stagnola, ci mettiamo, se vogliamo, visto che l'abbiamo già tagliata a metà, un po' di sale e un po' di pepe. Questo chiaramente perché l'abbiamo già tagliata a metà, eventualmente se la lasciamo intera non ci mettiamo nulla. Un filo d'olio e chiudiamo. Adesso cuociamo in forno fino a quando non si appassisce, perciò diventa morbida, a una temperatura di circa 180-190 gradi per un quarto d'ora 20 minuti. Io consiglio, quando è possibile, di acquistare un pezzo di trancio tipo questo e poi ce lo tagliamo a casa, cioè non prendiamo già le scaloppe già fatte, perché il prodotto è molto molto più buono, perché vedete, nel momento in cui lo taglio, nel punto in cui lo vado a tagliare è bello vivo. Nel momento in cui invece noi prendiamo già delle fette pretagliate, comunque sia un po' si saranno ossidate, no, dal tempo. Ok, io ne preparerò un pezzo e lo vado a mettere anche in un piatto in questa maniera. Mettiamo un po' di salsa di aneto, lo appoggiamo e lo ricopriamo ancora con dell'altra salsa di aneto. A questo punto lo copriamo con della pellicola e lo mettiamo in frigorifero. Io il consiglio che vi do, che se volete appunto preparare questa ricetta, è quello di tagliare i tranci, prepararli anche con 3 o 4 ore di anticipo, in maniera che la marinatura è più efficace. Nel momento in cui invece li facciamo marinare per pochi minuti, è chiaro che non è così, la profumazione non è così invasiva. E adesso andiamo avanti con la preparazione delle cipolle. Allora, quando si prepara le cipolle, io consiglio di usare un pentolino o un tegame in rame o eventualmente in acciaio, non in teflon, perché comunque sia abbiamo bisogno anche che in qualche maniera la cipolla caramellizza, perciò l'antiaderente non è il materiale ideale. Prendo un coltello
e inizia a tagliare le cipolle. Le cipolle le, chiaramente le puliamo e poi le tagliamo per il lungo. Ok, e le andiamo a mettere direttamente dentro il nostro tegame. Adesso andiamo ad aggiungere alle cipolle un po' di olio. Un po' di sale e dell'aceto balsamico. Adesso le mettiamo su un fornello e le facciamo cuocere piano piano. Anche questa preparazione è bene farla con anticipo, perché la cipolla deve veramente cuocere piano piano in maniera che non si brucia, però nello stesso tempo caramellizza e prende questo buon sapore. Come potete vedere, le preparazioni alla fine richiedono tempo, ma sono diciamo veloci nell'esecuzione di preparazione. Poi chiaramente ci sono dei tempi tecnici di cottura, vedete la cipolla che deve cuocere piano piano per un po' di tempo, vedete la melanzana che lo stesso deve cuocere, o il pesce che deve marinare, però nel momento in cui prepariamo queste piccole preparazioni molto veloci e poi successivamente realizziamo questo secondo di pesce, il gioco è veramente veloce. Sono passati circa 20 minuti, la melanzana ha raggiunto la cottura, ho provato a toccarla, anche le cipolle piano piano si sono appassite, però sono rimaste belle di colore e stanno mandando fuori un profumo buonissimo. Possiamo adesso passare alla parte successiva, alla fase successiva. Cosa andiamo a fare? Andiamo a friggere il porro. Il porro ci servirà come guarnizione, come abbiamo detto. Perciò prendiamo un pentolino con dell'olio di semi. Nel frattempo la cipolla lì che cuoce piano piano. E alziamo l'olio. Il porro lo tagliamo a listarelle fini fini. Io l'ho già lavato. Qui ce n'ho già dell'altro già lavato. Vedete? Ok. Il consiglio che vi do quando fate le fritture è quello sempre di tenere gli ingredienti che dovete friggere in frigorifero, in maniera da creare questo shock termico e far sì che il prodotto che andiamo a friggere comunque sia non vada ad assorbire troppo olio. Anche ad esempio se fate un fritto di calamari, se lo lasciate il calamaro a temperatura ambiente, quando lo andate a friggere non c'è questo shock termico, allora tenderà a prendere molto olio durante la frittura. Se invece lo prendete, lo mettete in frigorifero, lo tenete bello freddo insieme a un'eventuale pastella, o chiaramente se li passate solamente della farina no, però se fate una pastella anche la pastella va tenuta in frigorifero. L'ultimo momento tiriamo fuori tutti gli ingredienti e poi passiamo alla frittura. Io chiaramente in questo caso li ho tenuti in frigorifero e sono pronti per essere fritti. Prendiamo un contenitore dove li mettiamo all'interno, ci mettiamo un po' di fecola e li andiamo a passare. Dopodiché riprendiamo un setaccio, eliminiamo la fecola in eccesso e friggiamo. Facciamo rosolare, cuocere bene, però facendo attenzione a non bruciarlo. Deve diventare croccante, ma il colore deve rimanere abbastanza chiaro. Ok, è pronto.
possiamo scolarlo, prendiamo dall'olio, lo appoggiamo in un pezzo di carta da, diciamo, cucina per eliminare l'olio in eccesso. Perfetto. A questo punto andiamo a vedere le melanzane, le andiamo a tirare fuori dal forno. Vedete, sono belle belle cotte. Adesso le mettiamo all'interno di un bicchiere perché le andremo poi ad emulsionare, a frullare. Prendiamo un cucchiaio e con l'aiuto del cucchiaio andiamo a levare la polpa che si trova all'interno della melanzana. E voilà. Quando è bella cotta, vedete come si pulisce senza nessun tipo di problema. Perfetto. Se vediamo che si fatica nel pulirlo, vuol dire che la melanzana non ha ancora raggiunto la cottura ideale. Aggiungiamo alla melanzana un filo d'olio. Ed emulsioniamo. Ok, non molto, lasciamola un po' granulosa. Ultima cosa da fare è appunto preparare il trancio di tonno. Scaldiamo la padella. Prendiamo il trancio di tonno dal frigorifero. Lo andiamo a salare e lo andiamo a pepare. Poi prendiamo la granella, in questo caso di pistacchi, e lo andiamo a tamponare con la granella. Prendiamo e lo mettiamo dalla parte della granella direttamente a contatto con la teglia. Copriamo così non sporca la cucina e lo facciamo cuocere per un paio di minuti senza toccarlo. Dopodiché lo giriamo e poi un consiglio che vi do quando dovete prepararlo per degli ospiti o anche per voi è quello di marcare il singolo pezzo di tonno precedentemente, perciò 2 minuti, altri 2 minuti, dopodiché lo andiamo a mettere in un pezzo di carta stagnola e lo copriamo. Nel momento in cui ci occorre lo andiamo a riscaldare. Ok, in che maniera? Si può scaldare in forno, mettiamo il forno a 70 gradi e ce lo lasciamo dentro in maniera che lui piano piano si riscalda e torna a una temperatura ideale, ok? 50-70 gradi, non di più, perché sennò poi tende ad asciugare. Nel momento in cui dobbiamo servirlo, prendiamo tutti gli ingredienti che ci siamo preparati e andiamo poi con l'impiattamento. Mettiamo alla base un po' di melanzana. Un po' di cipolle. Poi apriamo il pesce, lo prendiamo e lo sistemiamo sopra le melanzane. A concludere andremo a mettere il porro fritto ed un filo d'olio extravergine d'oliva. E questo è il piatto. Abbiamo preparato questo fantastico trancio di tonno cotto dopo una marinatura con l'aneto,
cotto con questa crosta fatta con il pistacchio e servito accompagnato a una crema di melanzane che abbiamo cotto in forno per 20 minuti a 190 gradi e poi frullato il tutto, e delle cipolle rosse. Queste cipolle rosse sono state cotte a bassa, proprio a fuoco molto molto lento, con l'aceto balsamico, un filo d'olio e un po' di sale per circa una mezz'oretta. A concludere, dei pomodorini confit che avete già visto la ricetta in una puntata precedente e del porro fritto. Questo è il piatto. Buon appetito, io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata.